Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi. Allora, per fare questo glitch avete bisogno di una gara che io ho creato nell'Eclipse Tower. In caso non avesse un appartamento all'Eclipse Tower, createne una voi e mettete il punto di attivazione vicino alla porta del garage, come ho fatto io. Va bene in tutti i garage. Questa gara la potete però solo trovare in PS3, ma il glitch funziona per tutte le console. Allora, incominciamo. Avviciniamoci sul punto di attivazione della gara. Innanzitutto dobbiamo avere due garage, diciamo uno pieno e l'altro anche, tutti e due pieni, nello stesso palazzo, in maniera tale di far partire la scritta garage pieno. Allora, cosa dobbiamo fare? Noi prendiamo la macchina dal garage e dobbiamo comunque avere una macchina da sacrificare nel garage in cui andremo a fare il glitch. Allora, andiamo sul punto di attivazione. Io in questo caso la macchina da sacrificare ce l'ho nel primo garage, però vado nel secondo garage per far comparire la scritta garage pieno. Cosa faccio? Accetto la scritta e premo triangolo in maniera tale che scende dall'auto e mi fa entrare nella gara. Una volta entrato nella gara, basterà uscire dalla gara, come adesso andremo a vedere. Io uscirò da questa gara e andrò a piedi verso il garage. Entro nel primo garage dove ho l'auto da sacrificare e non appena entrerò mi comparirà la scritta, il menu che mi dirà se voglio sostituire un'auto. Allora io vado a sostituire la Penumbra, che è una macchina che ho trovato per strada, l'ho buttata in garage così, e come vedete ragazzi il glitch è fatto. Questa è la Smart che abbiamo appena sostituito, la Panto, diciamo, la Smart, come la volete chiamare. Il glitch è abbastanza semplice, vi lascerò il link della gara in descrizione con la pagina relativa del social dove potrete trovare questa gara. E come ho detto ragazzi, il glitch è questo. Un saluto da Maxi, al prossimo video, ciao a tutti.